Ora è una beta e si può giudicare ciò che si vuole, ma una beta è pur sempre una beta, ha cose buone e cose non buone. Benvenuti su Gaming Galaxy, il vostro portale di intrattenimento per news, build, guide dei vostri giochi preferiti. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale e soprattutto se questo video vi passa davanti e non siete già miei followers, un clic con il tasto e sul tasto iscriviti è sempre ben gradito. Mi supportate? È una cosa gratuita, sul canale escono due video a settimana, quando ci riesco, perché ogni tanto non c'è neanche lo sbattimento di farli uscire, perché non c'è niente, manco vi rompo più di tanto e in questo modo, ripeto, riuscite a supportarmi gratuitamente. Bene, 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 parliamo di Magic Legends, come sempre iniziamo parlando della grafica, che ragazzi, spero veramente che sia solo la beta, perché porca vacca, ci sono dei momenti in cui vorrei prendere a schiaffi chi l'ha fatto. È un Diablo like, è palese, si vede. Quindi la visuale è a me principalmente è sempre piaciuta. Io ho giocato tutti i Diablo e ne sono innamorato. Ma la grafica in questo caso è imbarazzante. Si è tornati veramente a 20 anni fa, quando usciva, che ne so, Guild Wars, Battlefield 2, COD 2. Bei tempi, ma la grafica di quei giochi era migliore. Ed era il 2005. Non so se ve ne rendete conto, magari siete più giovani, molto più giovani di me, quindi nel 2005 eravate ancora dei bimbi, ma io già giocavo da 10 anni online, no, 10 anni no, ma 6 o 7 tutti, e vi posso garantire che quelle grafiche erano migliori. In questo caso non ci siamo per nulla. Questo ovviamente è se si parla della grafica in generale, ma nei momenti concitati e nell'uso delle abilità e carte, devo ammettere che è ben fatto. Cioè, per assurdo, quando si gironzola per la mappa, quando ci sono le conversazioni, eccetera, eccetera, grafica del 2005. Durante i combattimenti, grafica 2020. Quindi, boh, è una beta. Spero migliorino tutto il comparto grafico, ma diciamo che siamo su un bel 70 no, 30 sì. Dai, 70% vomito, 30% ottimo lavoro. Da ammettere che il gameplay non è brutto, anzi è ben strutturato e conoscere o meno il mondo di Magic non è minimamente importante. Il miscuglio di skill, o in questo caso delle carte che si possono utilizzare, è veramente infinito e non è legato alla scelta della classe iniziale. Devo dire che tra le carte o le magie, chiamatone come volete, le abilità, l'equipaggiamento, il gioco, i livelli, lo skill tree, è veramente ben strutturato. Ed è completo e i due mondi, quindi il classico Diablo-like e Magic, sono ben mischiati. Devo dire che in questo caso il gameplay per me ha parecchie novità e sono novità ben fatte. Però ho notato un problema. Cioè, a meno di non fare missioni come quella che vedete sullo schermo, il gioco è un running simulator. Passate eoni a correre a destra e manca per la mappa. Esplorabilissima, eh? Totalmente libera. Ma è piena di altri giocatori che sono in giro come te a cercare mostre a cazzo di cane. E a meno che non ti spawnino addosso, non li trovi e continui a correre. È la noia più totale. Però, a parte questo grave problema che mi ha fatto desistere dal proseguire la prova di beta, perché ripeto, l'ho giocata per un po', poi non mi ha attirato così tanto che comunque quel problema del Running Simulator per me è una pugnalata al cuore e i tempi morti in un videogioco sono terribili veramente. Devo ammettere che per essere un free to play è ben fatto e sicuramente con i feedback degli utenti non si può far altro che migliorare. Aspettiamo l'uscita di questo titolo e vediamo come andrà. Per ora vi invito semplicemente a provarlo e a farvi una vostra idea e magari a scrivermi qualche commento se l'avete già provato qua sotto al video per dirmi la vostra e che cosa ne pensate, perché questo Magic Legends ha degli ottimi spunti per diventare un titolo degno di nota. Spero vi sia piaciuta questa breve e semplice review. Noi ci rivediamo al prossimo video. GG a tutti quanti.